quel tragico evento e per ribadire ancora una volta che noi combattiamo contro questo scempio, combattiamo per le vere priorità che appunto sono quelle dei comitati che lottano, contro la privatizzazione dell'acqua, contro la distruzione del territorio, contro la svendita alle grandi multinazionali. Ci vediamo il 19 a Cannitello. Adesso diamo, prima di dare la parola ai rappresentanti di alcune vertenze di alcune aree di crisi, diamo la parola ai comitati. No Trip, Val di Noto. Allora, siamo venuti qui per dare la nostra presenza, la testimonianza a questo popolo, a queste persone. Siamo venuti tante volte qui per fare manifestazioni, per dare la solidarietà. Noi siamo riusciti, ecco, voglio dare questa nota positiva, siamo riusciti attraverso tante battaglie mediatiche, diciamo anche con l'apporto dei legali, di tutti i cittadini del Val di Noto, patrimonio dell'umanità, a bloccare una potente multinazionale che voleva trivellare, fare trivellazioni petrolifere in quella zona straordinaria. Ma questo comitato è intanto un comitato per il sì, e noi diciamo, siamo quelli del sì, ma sì a che cosa? Sì ad a un modello economico possibile, a un modello economico equilibrato. Noi siamo sì, diciamo sì per le energie rinnovabili, noi diciamo sì per il Parco Nazionale degli Iblei, e di conseguenza diciamo un no alle trivellazioni petrolifere, a tutti quelli che vogliono distruggere la Sicilia e quelli che vogliono ancora questa follia del ponte. Ecco perché siamo qui, per dare la nostra testimonianza. Grazie a tutti. Adesso do la parola al rappresentante dei Notav Toscana. Siamo molto contenti.